Buongiorno bambini, oggi volevo fare un ripasso sulle misure. Le misure si distinguono in misure di lunghezza, misure di capacità, misure di peso o massa. Le misure di lunghezza hanno come marca fondamentale il metro e ha dei multipli che sono il decametro, l'ettometro, il chilometro e dei sottomultipli che sono il decimetro, il centimetro e il millimetro. Le misure di capacità invece vedono come marca fondamentale il litro, con due soli multipli che sono il decalitro e l'ettolitro e tre sottomultipli che sono il decilitro, il centilitro, il millilitro. Le misure di peso hanno come marca fondamentale il chilogrammo. L'unico multiplo è il megagrammo, mille volte più grande del chilogrammo, e ci sono dei sottomultipli che sono l'ettogrammo, il decagrammo e il grammo. Il grammo a sua volta ha ulteriori sottomultipli che sono il decigrammo, il centigrammo e il milligrammo. Le misure di lunghezza hanno la marca fondamentale nel metro con multipli e sottomultipli. Il più grande è il chilometro, il più piccolo è il millimetro. Le misure di capacità hanno la marca fondamentale nel litro. Il multiplo più grande è l'ettolitro, quello più piccolo è il millilitro. Le misure di peso, la marca fondamentale sono il chilogrammo, l'unico multiplo è il megagrammo, i sottomultipli sono ettogrammo, decagrammo e grammo, e il grammo ha ulteriori sottomultipli. La marca si riferisce sempre all'ultima cifra che prendiamo in considerazione, però se c'è la virgola si riferisce alla cifra che è presente prima della virgola. La regola da seguire è che la marca si riferisce sempre all'unità. Una volta individuata la marca è facilissimo fare la scomposizione. La scomposizione si può fare in riga e in tabella. L'elemento fondamentale da individuare è appunto la marca. Si trova la marca alla cifra a cui è collegata e si può fare sia la scomposizione in riga sia la scomposizione in tabella.